Ok, siamo venuti nella selva a provare le Trail Attack 3 in off-road. Chiaramente siamo in agosto e asciutto, però sicuramente non dobbiamo girare con queste pressioni, quindi le sgonfieremo a una pressione un po' più umana per l'off-road. Che sarà circa un 2-3 secondi qua, e così dovremmo essere attorno ai 2-3, e difatti 2-3, però possiamo sgonfiarlo un po' di più. Così andiamo a finire a 2. Ormai a occhio, questa è 2-4, la mettiamo anche questa 2. Pischietta. Due, forse anche 2-1, vabbè, quello che è, con te 2-1, l'esperienza, va bene. Adesso possiamo partire a vedere come vanno le Trail Attack 3 con 2300 km, quindi dovrebbero essere nuove più o meno. Fino. Allora, chiaramente è un off per il mondo GS, sono e voilà. Opsola. Tutto procede bene, l'anteriore, anche se ha poco tassello, quasi per niente, anche nell'umido lavora, un po' di sponda ci serve, vedi, la moto anche nell'umido non perde direzionalità sugli ostacoli. La ruota spinge sempre, eccola qua, forse non si sente molto bene, ma la salita c'è, ma di dietro il posteriore mi serve questa sponda, il posteriore non slitta più di tanto, diciamo. Il terreno è bello compatto. Il GS di più perché pesa non poco, ma con un po' di mestiere va su dappertutto. Voilà, e via. Qua c'è un po' di umido, tutto a posto, sassi, salto e via. C'ho la borsa dietro che spinge un po' nelle buche, ma tutto regolare. Mi serve questa sponda, vediamo qua, tutto sommato non si perde tanta direzionalità. Però mi sono bagnato i piedi e vabbè, questo è tutto regolare. Le fonghe, fanghe, aia, rami nei denti, fanno male, tutto a posto. La velocità non è alta perché sono sempre attorno ai 40-35 all'ora,
bello così, buca sasso, e come diceva Salminen, sasso che rotola, moto che cade, quindi speriamo di no. Ecco qua, il terreno non è tanto asciutto come pensavo, però considerando che è una gomma, diciamo, stradale al 90%, direi che è eccezionale, perché ha un grip spaventoso sull'asfalto, e in fuoristrada questo, seppur leggero ma apocalittico per la maggior parte della gente che conosco, vale, a posto, direi che ci siamo. Ora controlliamo che non abbiamo perso pezzi nella moto, perché tutto può essere, le gomme sono sempre 2-1, 2-0. Uff, abbiamo preso un po' di fanghiglia, la borsa c'è, direi che siamo a posto, tutto a posto, bravi bravi.